Club, che fai oggi su Stamini? Niente, gli levamo la catena vecchia e ne mettiamo una nuova. Questo bellissimo oggettino servirà per bloccare l'asse a camme sopra, cioè ci blocchiamo la puleggia e di conseguenza ci blocchiamo anche la fase. Sì, ancora? Ancora un po'? Vieni, okay. Ok, a posto, abbiamo la fase bloccata così. Sì. Dimmi se si muove? No, si muove tutto il blocco. È inchiodato, eh? Sì. Guarda che infame. Si è mosso per niente? Sì. Vai. Eccoci, eccoci. Ok, aspetta. Ecco, è uscito. Vaffanculo. E tu sorella. Questa è stata sudata, veramente tanto. Oh, fratello, ho salvato il culo per davvero, guarda un po'. Esploso, questo tattino spaccato. Hanno messo una guarnizione vecchia con la pasta sopra, capito? Che schifo. E quindi bella peciata. Niente, tocca via, butta tutto e mettere la guarnizione nuova senza pasta, perché o la guarnizione o la pasta. Qui è un bordello, più togliamo pezzi, più troviamo cose rotte. Non so che cosa faceva con quest'auto. Hey, Bill, I'm in a mood for a switcher. I hit the function, hit the road. Ecco il punto. Dopo tipo, non lo so quanto saranno, 2 settimane ci sto. Guarda qui per terra quello che c'è qua. Ho provato di tutto. Cannello, leve, estrattori di tutti i tipi. Niente, non volevo uscire. Con questo lo abbiamo estratto. Un estrattore con i coglioni. Questo ci ha aiutato molto perché il nostro problema era nel fatto che noi abbiamo questo, abbiamo solo questa superficie di presa, e con un estrattore normale, come potrebbe essere questo, tende ad allargarsi e scappa. Invece con questo abbiamo più superficie per prendere dietro il pignone, e in più abbiamo questa bella fascia che ci permette di tenere i bracci saldi, stretti, per poterlo togliere. Infatti con questo, con un solo tentativo, si è tolto. Questa tornerà nelle mie mani, spero presto, perché ci siamo, dai. Tutto un pezzo sano, ok? Ora ti faccio vedere quello che abbiamo smontato. 2 pezzi. Quando tu questo lo sganci, praticamente te si precarica il cuscinetto e questo qui è abbattuto qua e te tiene in tensione la molla, te ne è bloccato sto punto qua. E invece niente, lì si è stuccato il pezzo questo sopra, e quando io l'ho smontato, praticamente invece che un pezzo è diventato 2 pezzi. Abbiamo il sensore di fase, anche questo smontato dalla macchina. Vabbè, a parte il fatto abbiamo un pezzo di spina cotta, cioè non lo so quello che è successo. In più abbiamo una buonissima superficie spaccata che comprende anche proprio il punto qua di giunzione del sensore, e credo che questo ci portava il problema delle accensioni, diciamo delle accensioni non riuscite, chiamiamole così. Sulle prime accensioni la macchina praticamente tendeva a spegnersi, a non partire, e probabilmente credo la causa sia stata questa, anzi non so come faceva a funzionare ancora in queste condizioni perché è proprio spaccato. Dunque qua abbiamo il kit catena che era montato sulla macchina, e anche la catena ha preso, anche il pattino addirittura ha preso un colore marroncino qua specialmente. Quando noi abbiamo levato il carter, ovvero questo, praticamente questo pezzo di pattino ha fatto di questo e si è staccato. Ora il problema è uno, è che qui abbiamo metà del pattino, ma manca l'altra metà. Niente, abbiamo tolto le candele per le vampa di compressione e abbiamo girato il motore per mettere in fase sotto l'albero, perché sopra abbiamo la dima e si può bloccare, sotto invece abbiamo i segni e quindi ce lo dobbiamo portare noi in fase. Catena nuova? No, se non si dice così si dice the new chain. The new chain, eh? New chain e new car.
new chain in my Mini Cooper SR53. Metti la catena, non entra il pattino. Metti il pattino, non entra la catena. Adesso approcciamo con il metodo Leonardo. Così ci sei. Blocchiamo i pattini con i bulloni nuovi, belli belli, neri, neri, tutti neri, eh? Se li facciamo gialli, catena correttamente in sede. Hey, feel I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rose right till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Feel I'm in the mood for a changer. I leave the city and return with my change up. They got amnesia, don't remember how they played us. They wanna knock me down, but somehow I just stay up. Straight to the stage, they love me. I understand they hungry, but please don't hate, that's ugly. I've been sliding, shaking, moving, I've been popping in my city. Shawty say she love the way we do it with me. I be too turned up to ever give a fuck. I ain't come to argue, let a nigga fuck. They been talking pennies, I need bigger bucks. About to catch a flight, I need to switch it up. That black boy Joy might do my dance on him. Take no disrespect, might put my hands on him. Hit his chicken, now she wanna marry me. But she gon' need some closure and some therapy. Came back to the city with my. Eppure il tenditore è messo. Abbiamo rimontato anche il rullo. Andiamo a stringere bene tutto. Non rimane altro che infilare la cinta e sganciare il tenditore. E il gioco è fatto. Hit the road right till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She thinks she's perfect, so I told him I'm a flicker. Feel I'm in the mood for a change up. I leave the city and return with my change up. They got amnesia, don't remember how they played us. They wanna knock me down, but somehow I just stay up. Hey, look, came in with the what's that? Left out with the who she. Laying game like 2D. I been kicking shit like Bruce Lee. Margarita to the brim tip. Black denim need a slim fit. Same people that I flex with be the ones that I'm in the gym with. I'm a living legend, you a dead cause and I'm. La fase che stava, però per una maggiore sicurezza è sempre meglio provare anche manualmente. Teed up out in Malibu, got sand all in my good shoes. Press a nigga with the pessimism, but I only came for the good news. I am the show that they came for. Hitting the target I aim for. We've been discussing the contract, just telling they get what they paid for. I am not fucking with poverty. Really, it started to bother me. I need the yacht with the property that come with the view that you gotta see. Came up from the basement, hit the rooftop with a passion. Bad bitch with some good credit and a good sense for the fashion. Dope blowing with the left hand, ass gripping with the right hand. Uber share to the airport, I'ma hit you back with my flight land. I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rose right till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'm a flicker. Feel I'm in the mood for a change up. I leave the city and return with my change up. They got amnesia, don't remember how they played us. They wanna knock me down, but somehow I just stay up. Bentornati, la Mini parte, la catena è stata cambiata, tutto a posto, cambio olio. Quando io ho acquistato la Mini un anno e mezzo fa, ho instaurato un buonissimo rapporto. Dunque ragazzi, bentornati. Quando un anno e mezzo fa ho acquistato la Mini, ho instaurato un rapporto con il precedente proprietario, cosa che io cerco di fare sempre. Non si sa mai, sai, magari c'è un problema più avanti nel tempo e puoi chiamare l'ex proprietario e farci due chiacchiere e farti raccontare un po' lo storico della vettura. Quindi
proposito, ciao Daniele, l'ex proprietario, il quale è stato molto gentile perché oltre ad aver iniziato il progetto delle modifiche nel vano motore, mi ha regalato tutti i pezzi che aveva acquistato che poi non è riuscito a montare. Quindi abbiamo finito il lavoro con Speedlab. In più mi ha mandato questa lista che adesso vi leggo, perché scusate il foglio in mano, ma insomma non le ricordo tutte, di tutti i componenti, tutti i lavori che ha effettuato dentro al vano motore, per intenderci. E mi scrive anche queste due righe qui. La Mini R53 è stata comprata con 106.000 km, motore purtroppo quasi andato dovuto al consumo eccessivo di olio, circa un litro ogni 1500 km. Al momento della rettifica mi è stato consigliato di sostituire il corpo motore perché il mio aveva i cilindri troppo consumati e la testata molto deteriorata. A quel punto ho comprato un motore usato di una Mini incidentata al posteriore e rottamata con circa 85.000 km che ho pagato 500 euro. Non tanto convinto dell'acquisto e delle prestazioni del motore e dal momento che volevo rettificarlo, ho pensato di cimentarmi in un'elaborazione meccanica di livello superiore. Il motore è stato completamente smontato a pezzi e portate tutte le parti alla rettifica. Nel frattempo sono stati acquistati alla GP Garage Castelnuovo del Garda, che si occupa di elaborazioni specifiche per i Mini, tutti i componenti per l'elaborazione del motore. Sono stati acquistati i seguenti componenti: testata elaborata con luci di scarico e aspirazioni allargate e lucidate, kit valvole scarico e aspirazione maggiorate SuperTech, molle valvole rinforzate SuperTech, piattelli valvole in titanio SuperTech, ferma valvole SuperTech, set di guida valvole SuperTech, albero a cam shrink, guarnizione testata con anelli di tenuta rinforzati. Per quanto riguarda il basamento sono state montate bronzine di banco e biella Mail Motorsport, quindi sono bronzine trimetalliche specifiche per Mini R53, BL Arrow Precision R53, set 4 pistoni forgiati Vosner ad alte prestazioni per Cooper SR53 con diametro 77,5, termostato 82 gradi Mini R53, bulloneria testata RP, bulloneria di banco RP, nuova catena di distribuzione, nuovi piattini rinforzati GP Garage, questa è quella che è stata sostituita poi da me, quindi quella aveva un problema al pattino fondamentalmente, bobina MSD e cavi candela MSD con candele dedicate, valvola a farfalla maggiorata, puleggia albero motore alleggerita, puleggia compressore volumetrico da 19, collettore di scarico, collettore in acciaio inox, scarico artigianale Magnaflow con catalizzatore sportivo, intercooler maggiorato AirTech, mappatura centralina dedicata alle modifiche con mappa leggera per il rodaggio, frizione rinforzata uso stradale sportivo, iniettori maggiorati da 550 cc, volano alleggerito in alluminio della TTV, ma non so se l'hai montato, che te l'avevo dato con tutti i ricambi in più, infatti non l'ho ancora montato. Ci abbiamo messo circa 20 giorni per assemblare il tutto alla perfezione, mi ricordo che aveva una bella coppia e andava da Dio, spero che ti sono stato utile, mi dice Daniele. Quindi ragazzi, questa è un po' la storia. La Mini a mio parere va veramente forte. Per favore commenta qui sotto, dimmi cosa ne pensi e sappi che domani esce il video del test drive della rullata della Mini, video bello, molto bello, importante, che devi vedere assolutamente. Ricordati di iscriverti al canale e di seguire la pagina Officina del Pilota su Instagram, in modo che tu possa rimanere sempre aggiornato con me e con Luca e con tutti i ragazzi di Officina del Pilota. E nel video di domani alle ore 12 scoprirete proprio come va, cioè un piccolo test drive che ho fatto, quindi io vi consiglio di andarlo a vedere. E mi raccomando ragazzi, commentate qui sotto e interagite col video, perché per noi è importante, perché YouTube ci valorizza il video, ci dà l'opportunità di farci conoscere da quante più persone possibile, e per voi è semplicemente un click. Questo ovviamente è un video più tecnico, spero ti piaccia, fammi sapere se ti piace mettendo like e noi ci vediamo domani a mezzogiorno.